Allora, è la prima volta di Nola, è vero? È la prima volta, sì. Ma speriamo che sia la prima di tantissime altre volte, perché è una realtà che merita avere un'opportunità come questa, di conoscere i produttori locali, le risorse del territorio. A volte le cose più vicine sono quelle più sconosciute, ma credo che questa sia un'occasione importante per conoscere tante piccole realtà. Noi siamo tutti produttori attenti alla sostenibilità, attenti al chilometro zero, alla valorizzazione del lavoro della terra e alla capacità di custodire quelle che sono le risorse della natura e dei territori. In particolare anche la torsella, che è un prodotto tipico dell'area nolana, questo cavolo strepitoso, così interessante, che ha sopravvissuto 4.000 anni, ha una storia lunga da raccontare ed è molto gustoso, ed è stata una scelta importante quella di recuperare il seme, di riprodurlo e di tutelarlo attraverso l'istituzione di un presidio Slow Food. Noi vi aspettiamo tutte le terze domeniche del mese qui in Villa Comunale a Nola, per un futuro più sostenibile, per un futuro più a portata di esseri umani e di natura.